La CNA di Ragusa si è rivolta al commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, per esternare attraverso una lettera le preoccupazioni sul caso aeroporto e per le ricadute del territorio. Molte aziende, scrivono nella lettera il presidente territoriale di CNA Ragusa, Giuseppe Santocono, insieme al segretario territoriale Carmelo Caccamo, hanno investito molto in termini di immagine, ricettività e di occupazione. Quindi come CNA nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di manifestare pubblicamente il grido di allarme dei nostri operatori rispetto a questo momento di incertezza. Da questo punto di vista siamo però fiduciosi che i nuovi accordi commerciali, spiegano, che via via si stanno instaurando, potranno assicurare un incremento dei voli nazionali ed esteri e garantire una maggiore quantità di tratte per continuare insomma ad essere punto di riferimento dei turisti. Purtuttavia, scrivono ancora nella lettera, abbiamo appreso con disappunto che la riunione del commissario, opportunatamente convocata per giovedì, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. Un'assemblea comunque necessaria per affrontare le problematiche dell'aeroporto, favorendo un libero dibattito con i dirigenti della SAC, con i deputati nazionali e regionali, assieme ai sindaci, ai sindacati, alle associazioni datoriali e per conoscenza anche al prefetto di Ragusa. Siamo quindi rimasti basiti nell'apprendere, soltanto successivamente da una comunicazione, che l'Assemblea, riunitasi lo scorso 11 maggio, ha deciso di convocare una nuova riunione, invitando però soltanto i vertici SAC e la deputazione nazionale e regionale, escludendo le parti datoriali e sindacali, che sarebbero coinvolte solo per un incontro successivo, ma non si capisce bene quando. Riteniamo quindi, evidenzia la CNA, che sarebbe un grave errore trattare in questo modo le associazioni di categoria e i sindacati in particolare. Chiediamo per questo di modificare i termini della convocazione dell'incontro di venerdì prossimo e trasformarlo nuovamente in un'assemblea aperta a tutti.